Bentornati alla nuova puntata delle fritte dal vostro Pietro e dal vostro Marco. Ciao, ciao a tutti. Allora, questa settimana puntatina scivolosa assai, tourbillon al DDL Zan. Adesso Marco ci dirà più o meno di che cosa, insomma, di che cosa si tratta. E noi sappiamo che è un argomento scivoloso, è un argomento complesso che non si può comunque ridurre a 10 minuti, un quarto d'ora, ci vuole tempo. Quindi noi ci limiteremo a dirvi cosa non ci piace e quello che non è, perché è un pezzo di, come dire, di forze politiche contrarie proprio di principio ai diritti di genere, eccetera, dicono una serie di falsità che vorremmo smontare. Quindi, detto questo, io chiedo subito a Marco. Marco, allora, parliamo di questo DDL Zan e quali sono i punti che, insomma, che ci piacciono pochino. Il DDL Zan, decreto di legge Zan, è stato approvato alla Camera e adesso è bloccato sostanzialmente nella Commissione Giustizia del Senato. Concretamente prevede 4 modifiche alla normativa già esistente antidiscriminazione. Il nodo qual è? È che la normativa antidiscriminazione prevedeva appunto la figura del reato per l'istigazione all'odio o nei confronti per motivi razziali, etnici, religiosi e di nazionalità. Il DDL Zan aggiunge a questi temi, e che non restano lì, anche la questione del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Allora, il problema grosso, a parte appunto l'opposizione di tristi figuri, pensiamo al senatore Lexta Pillon, che delle volte viene con delle posizioni da Medioevo, no, Medioevo era molto più avanzato del senatore Pillon, a parte queste cose o sciocchezze tipo quella, mi pare che era di Gasparri ultimamente, che era uscito fuori sul matrimonio è uno solo, quello eterosessuale è un uomo e una donna. Ecco, a parte tutto questo, c'è il problema grosso che è stato sollevato da una parte della cultura cattolica, anche quella più avanzata, e da parte di una parte del mondo femminista, è questa è la centralità dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Che cosa dicono? I cattolici dicono: al dualismo uomo-donna viene sostituita una autopercezione individuale, cioè il fatto che non è il sesso, che la situazione sessuale che dà l'identità, ma è la percezione. Cioè io posso essere un uomo ma con una percezione di essere una donna, e deve essere rispettato e permesso il fatto che io mi presenti come una donna. Nel mondo del femminismo, in una parte del mondo del femminismo, qua anche qui i giornali hanno detto: ah, le femministe sono contro il DDL Zan. No, una serie di persone, una parte del mondo femminismo sta, perché è variegata la cultura, e più stiamo nel mondo progressista e di sinistra, più è variegato e non monocorde tutti dietro il che ci conduce da qualche parte. C'è l'idea che l'identità di genere scorporata dal sesso, che è stato un elemento centrale della riflessione del pensiero femminista e del pensiero della differenza femminista, è una cosa che non convince. Quindi questo è uno dei grandi nodi che si affaccia. L'altro grande nodo è quello del, e questo vale anche per noi, non ci piace molto l'idea della una legge che tenta di imporre un comportamento corretto tramite pene e ammende. Ci piacerebbe più un investimento in educazione, alla tolleranza, all'accettazione della diversità, al rispetto soprattutto, che questa idea di passare per sanzioni su un tema talmente complicato, perché
il decreto legge ha un articolo in cui chiaramente ribadisce quello che è chiamata la clausola salva idee. Faccio un esempio sciocco, però per cercare, semplificando, tagliando un po' con l'accetta. Secondo il DDL Zan, se una persona dice io non sono assolutamente d'accordo le unioni omosessuali e quindi non sono d'accordo al fatto anche che ci sia il sacramento religioso o il civile, ha nella piena libertà. Se uno dice, siccome io sono contro questa cosa, bisogna impedire le funzioni civili nel caso di unioni omosessuali, comincia a essere un incitamento a un'azione discriminatoria che impedirebbe un diritto, la fruizione di un diritto previsto dalle nostre leggi. Un po' questa, però è talmente labile, e l'idea di un meccanismo che più che investire sulla cultura investe poi sulla giurisprudenza e la legislazione ci lascia un po' perplessi. Non avere per esempio nelle scuole i libri di testo all'elementare in cui c'è il papà che torna a casa dal lavoro e la mamma che sta a casa a fare le pulizie, forse sarebbe importante incidere su queste cose. E un'altra cosa è che questo campo è talmente labile che alcuni anni fa fu introdotta una normativa rispetto alla questione, al reato di negazionismo nei confronti dello sterminio degli ebrei, della Shoah. È talmente complessa e scivolosa la questione che dai dati che avevo recuperato, che avevo letto un articolo a proposito sul Corriere della Sera, sembrerebbe che non ci sia stato nessun provvedimento, perché entriamo in un campo veramente, cioè, fatto salvo che bisogna fare qualche cosa contro l'enorme campagna di odio che i social amplificano e che poi con eventi drammatici di aggressioni nei confronti di omosessuali o di altre situazioni non legittimate da secoli e secoli di cultura maschile. Però ecco, c'è bisogno di un'ulteriore legge? Su questo personalmente rimango con dei dubbi. E quindi Marco, direi che possiamo un po' chiudere qui la puntata, sperando, insomma, probabilmente faremo un altro approfondimento, magari con qualche ospite che abbia, come dire, sia tutto a favore o insomma anche un po' contrario, per cercare di andare di approfondire alcuni temi. Fermo restando che, di nuovo, secondo noi l'aspetto culturale del dibattito nell'opinione pubblica, nelle scuole, con le associazioni, eccetera, dovrebbe venire prima poi della legge che sanziona dei comportamenti. E il fatto che la magistratura, come avviene da tantissimo tempo in Italia, cerca di supplire all'impasse politica del paese, questo è un altro elemento che prima o poi bisognerà discutere anche bene anche a livello politico italiano, perché non si può continuare ad avere la supplenza della magistratura su delle cose che oggettivamente sono del campo squisitamente politico.